tutta colpa della scienza, quindi. No, questo non è riassunto del tutto, tutto. Se abbiamo detto stasera. No, è che il problema su che basi riuscire a costruire un senso della realtà condiviso, è perché il senso della realtà condiviso è la base per costruire solidarietà. Da quello che avete detto è il disastro, cioè l'atomizzazione degli individui, quindi che azione collettiva è quello. È già questo di stasera per cambiare le cose. Quando le risorse di l'isola dei famosi, come funziona? Funziona che non ti danno da mangiare e la gente ti dica tutto. Scarsità di risorse, individualismo, è sempre stato così. Infatti, questa cosa che a un certo punto hanno cominciato a muoversi il mercato del lavoro americano, che ha cominciato a tirare sui salari, la prima cosa che hanno fatto hanno stato i tassi di interesse per tagliare i lavori e farti andare in recensione appositamente, ti fa capire che non c'è uscita. Lo spiega cosa. Questo. E quando c'è stato il Covid, praticamente quello che è successo è che molte persone che lavoravano in azienda a livello alto si sono rese conto che potevano lavorare anche in altre aziende, quindi si poteva lavorare da remoto. Lavorando in altre aziende, uno apre ovviamente dal punto di vista suo le possibilità di lavoro e molti hanno detto, benissimo, adesso lavoro da remoto, poi quando finisce il lavoro da remoto mi cerco un altro che mi fa lavorare da remoto, io non torno più a fare un commuting di un'ora e mezza avanti e indietro con un cretino per prendere i tuoi soldi, mando. E inoltre l'altra cosa che è successa è che, dato che tutti si sono resi conto che esternalizzare la produzione in Cina funziona fino a un certo punto, per quando c'è bisogno di mascherine e di aspettare che te le dia la Cina prima si piglia le sue, poi ti dà le tue, no? Cioè, allora, cosa è successo in America? È stato un ritorno del manifatturiero e una mobilità del segmento medio-alto dei lavoratori, il che ha generato un aumento dei salari. Allora, cosa succede appena aumentano i salari? Che aumentano i prezzi. Perché il prezzo, come noi sappiamo ormai da una vita, non è questione di domanda e offerta, è questione di quanto sei disposto a pagare per avere sta roba, e io ti darò esattamente il prezzo che mi massimizza il mio profitto. No? Quindi se hai più soldi, automaticamente aumentano i prezzi. Quando aumentano i prezzi parte l'inflazione, si erode i capitali, allora tu alzi i tassi di interesse in maniera tale che chi compra a credito o tutti quelli che vanno a credito non riescono più a sostenerlo, smettono di comprare, smettendo di comprare si licenziano le persone, licenziandosi le persone il mercato del lavoro si raffredda perché tu non hai più tutto questo potere contrattuale e torna tutto al punto di prima. Però questo è cosa ti dice? Che non c'è uscita in questo sistema per vivere meglio, in maniera collettiva. Solo in maniera individuale, perché se tutti stanno meglio i prezzi si alzano e tu ritorni come prima. Però il problema è, perché cavolo l'unico sistema di sistemare queste cose è aumentare l'inflazione? Ci sono stati gli economisti che hanno detto, benissimo, dobbiamo ridurre la quantità di denaro circolante perché altrimenti parte l'inflazione. Facciamo così, invece di semplicemente alzare i tassi di interesse, semplicemente il salario che tu prendi non lo puoi spendere tutto, un 20% ti va a finire su un conto corrente tuo che tu troverai a prenderti poi quando ti sarà raffreddata l'inflazione. Ma quella cosa non si fa, perché l'interesse qual è? È che tu continui a lavorare al minimo di sussistenza possibile, perché così almeno il tuo datore di lavoro si continua a risolvere. Allora, se il sistema è truccato, ma il sistema è truccato, l'unica cosa che fa è nuoti per conto tuo. E quindi l'individualismo c'ha delle basi abbastanza fondate, secondo me. Sì, cioè, sì, non c'è, è proprio una relazione anche sana, no? Come dire, ah, adesso andiamo insieme, no, facciamo un'organizzazione. In alcuni ambienti, come ad esempio nella logistica, eccetera, eccetera, ci sono delle situazioni ma che rimangono lì, e tra l'altro vengono anche massacrate da un punto di vista giuridico, anche di board, che si ammazzano le persone. Ma comunque ti... Perché poi la cattiveria la vedi, perché il capitalismo non è un sistema che tutto, quando poi c'è da giocarsela, l'hanno, come nel Novecento in America. Però dato che la fase di contrazione ti permette il controllo, nessuno dei ricchi interessa fare una fase espansiva. Cioè, noi non abbiamo speranze in questo caso di stare tutti meglio. O cambi il sistema, oppure il successo è solo individuale. Sì, sì, individualmente puoi uscirne. Cioè, individualmente puoi fare quello che puoi diventare dietro una struttura che genera rapporti di oppressione, la massa non può uscirne, perché sennò non esisterebbero quei rapporti che generano oppressione. E lì, secondo Fromm, una società di questo tipo in cui tu blocchi, come abbiamo fatto noi, tutte le istanze di rinnovamento vengono bloccate proprio con le maniere forti, delle pressioni, eccetera, eccetera, tipicamente una società di questo tipo
implode. Cioè, ognuno si fa gli affari suoi, ma questo va a pallino. Cioè, se io, ad esempio, devo fare il mio lavoro pensando agli affari miei, figura, prendo un libro, perché devo sbattermi a insegnarlo? Prendo un libro, lo leggo, mi fa, ho fatto il mio lavoro. Cioè, ci sono tanti lavori in cui se non c'è il minimo di engagement non riesci a fare un tubo. Però se dopo un po' il lavoro diventa solo uno strumento per pigliarti i soldi, non funziona più niente. Noi andiamo lì. Stiamo andando in situazioni in cui a forza ognuno di farsi gli affari suoi c'è una specie di dissoluzione generalizzata. Quindi o poi entra qualcuno di esterno, oppure semplicemente ti dissolvi nel nulla. Però la società non funziona più. La società di politica in fondo si basa sul fatto che le persone normalmente collaborano, hanno un'etica, cioè... Se io a un certo punto dico, ma chi me lo fa fare da andare fino là a buttare il cestino da carro, lo butto qua. E dopo un po' la città è tutta sporca, cioè... E però la nostra tendenza è quella di dire, ma perché ti sbatti a pensare al resto del mondo? Ma sei scemo, ma pensi agli affari tuoi. Allora, prima di lasciarvi congedarci, la domanda è come se ne esce? Cioè, abbiamo una domanda su cui almeno lasciarci per pensare insieme qualcosa? Diciamo che alla fine quello che secondo me può cambiare un po' in prospettiva le carte in tavola è un po' l'educazione che uno poi dà anche sia istituzionale che ai figli, in cui cerca di favorire lo sviluppo e il benessere dell'individuo rispetto alla società. Perché bizzarramente quello che sta succedendo è che la società mette dei fortissimi paletti allo sviluppo individuale. Ad esempio, una cosa strana è un po' quella che molte famiglie non sanno più come educare i figli. Ci sono un sacco di manuali di autoaiuto, eccetera, eccetera. Allora, secondo me, quello che è veramente l'antidoto al capitalismo, alla fine, è quello che dal capitalismo non è previsto, che è l'amore. Allora, il capitalismo si fonda sull'idea che l'uomo è un animale, un essere razionale e materialista, che quindi fa delle scelte in base al suo tornaconto. Allora, l'amore è un sentimento, invece, che non si preoccupa di essere ricambiato. Infatti esiste l'amore infelice, quando non ti ricambiano, tu ami lo stesso. L'amore è il sistema totalmente incompatibile con il capitalismo. Dispendioso. Anzi, è penalizzante. Perché se tu, in un sistema che si fonda solo sull'interesse, ad esempio, decidi di prenderti cura umanamente dei tuoi operai, vai fuori mercato. Allora, forse l'unico modo che io posso immaginare per far vedere quanto è innaturale questo sistema è proprio educare i nostri figli con amore e all'amore. Cioè, quindi la domanda è... E quindi la domanda è, quando è che capiamo che la nostra vita è soddisfacente solo quando è una vita in cui ti amo e riceviamo amore? Per il resto... Cosa te ne fai di avere una macchina più grossa, più piccola, se questo ti brucia la vita, ti obbliga a fare dei turni, ti obbliga... Mentre invece le tue soddisfazioni non costano nulla, in verità. Le soddisfazioni che una persona ha è quando viene stimato dai suoi e che stima i suoi. Noi dobbiamo fare proprio un... Perché è un po' quello che è successo, se ci pensiamo, col cristianesimo durante l'impero romano. Cioè, un cambiamento, un po' di prospettiva delle persone, anche ricche, che dicono... È vero, un mondo molto materiale, e si sono devoluti a un mondo più spirituale, in cui la cosa giusta era l'amore, volersi bene, eccetera, eccetera. E quella cosa lì è successa già storicamente. Quindi provare a vedere se le persone prenderanno coscienza dei veri valori della vita, allora questo può costituire un agio. Perché una persona che è abituata a essere amata non si fa mettere i piedi in testa, ad esempio, è disposta a coordinarsi, combattere quando viene insultata e trattata male. Quello che succede anche un po' sul libro delle grandi dimissioni, no? Sì. Quello che si vede è che la gente non sopporta non solo le condizioni materiali del lavoro, ma essere maltrattato umanamente. E qua si sta cominciando a vedere che se non prendiamo in considerazione il letto umano, affettivo delle persone, il rispetto, eccetera, eccetera, nulla ha più senso. Perché certo hai soldi, mangi, tutto quanto, ma che vita, che senso ha? La speranza è che la gente si renda conto di questo, che cominci a intravedersi questa cosa qua e... Può essere che questa cosa qua possa portarci da qualche parte. Non so come porla in termini di domanda. Sì, no, è una domanda di senso, cioè esatto. Un senso del vivere, insomma. Di quanto puoi essere spostato dal vedere le cose della vita fino prima di renderti conto di cosa invece esatto, è veramente. Sì, il senso della vita, però, in cui, vuol dire, l'oggetto mancante è proprio che non riusciamo a concepire
che senso ha essere insieme, lo stare insieme. Una serata come questa te lo fa vedere, no? Sì, te lo fa vedere. Qua uno può arrivare qua, non c'è una lira. Si porta il suo e passa una serata in cui esci. Ma perché chi te l'ha data? Il rapporto con altre persone, la stima, rispetto anche con persone che non conosci. Non i soldi che c'hai, ho guadagnato qualcosa, qua non si guadagna niente. Anzi, dispendioso. Si porta davvero. Però è una cosa talmente naturale, evidente, che ma secondo me può avere la forza di imporsi in qualche modo. Cioè, sì, io ci credo da 10 anni.